Allora, bentrovati, gentili telespettatori. Siamo qui oggi per presentare il testo, quindi il romanzo, L'eredità violata di Giuseppe Abate, e che GPE Editore ha deciso di distribuire, quindi di editare per questo giovane cilentano che salutiamo sin da subito. Giuseppe, bentrovato. Buonasera Gianni, buonasera a tutti e ringrazio da subito tutti i presenti per l'interesse che hanno dimostrato con la loro presenza. Grazie mille, buonasera. Bene, io allo stesso modo ringrazio i colleghi collegati in piattaforma Zoom, con la piattaforma Zoom per questo incontro. E dunque ci tenevo, prima di lasciare la parola all'autore, come Gianni Petrizzo editore, di fare un piccolo excursus di quella che è la casa di edizione GPE. Nata nel 2012, non tutti sanno che, insomma, oltre ad essere editore televisivo, sono anche un editore di libri e quindi poco pubblicizzato, perché fondamentalmente non è la mia attività, ma è la mia passione. Nata, dicevo, nel 2012 con il romanzo Una regina nel castello di Agropoli, e poi, con una cadenza quasi annuale fino al 2020, abbiamo editato un libro ogni anno. Quindi questo, L'eredità violata, è l'ottavo che pubblichiamo ed è in uscita proprio oggi. Quindi questa sera già lo troverete sulle piattaforme online e soprattutto sul sito gpeeditore.it, che vi invito a visitare. Lo troverete anche su Amazon, su eBay e nelle librerie locali, attualmente solo di Agropoli, e poi magari nel futuro anche in quelle cilentane. Detto questo, ci tenevo a precisare che è grande l'attenzione nei confronti degli autori, soprattutto giovani e soprattutto autori cilentani. Non me ne vogliano gli altri autori, però la passione per la terra d'origine, insomma, è forte, quindi mi spinge in un certo senso ad investire in queste, diciamo così, attività che sono anche artistiche, perché no? Artistiche perché il romanzo L'eredità violata ha davvero uno spessore, se possiamo definirlo così, cinematografico. Lo avete visto sicuramente dal book trailer che abbiamo realizzato. Poi magari chiedo ai colleghi un'opinione in merito, perché il libro non l'avete ancora letto, ma il trailer, il book trailer l'avete sicuramente visto. E dicevo, ci tengo molto a questi autori perché secondo me sono la speranza per il nostro futuro, soprattutto della nostra terra. Quindi Giuseppe Abate è un autore molto bravo, attento, scrive bene. Il suo è un linguaggio veloce, e poi la storia dell'eredità violata davvero è molto affascinante. È un thriller accattivante. Nel testo, quindi nel romanzo, ci sono i dialoghi, c'è l'occhio del protagonista che è un bambino. Io amo tanto i bambini, tant'è vero che lavoro moltissimo con loro, sia attraverso le attività cinematografiche che quelle scolastiche. Quindi da subito mi sono affezionato al romanzo, a parte che sono una persona che subito, dai primi testi, dai primi sguardi, diciamo così, capisce, ecco, se è il caso di continuare oppure no. Quindi, quando ho cominciato a leggere il testo di Giuseppe, non ho esitato a continuare e a capire l'evoluzione di questa bella storia che racconta, pensate, del furto del tesoro di un santo, ambientato nel 1910 nel Cilento ad Eredita. E dunque poi questo ragazzino, insieme ad un amico molto molto più grande di lui, che arriva nella sua terra dopo varie avventure e vicissitudini,
insieme indagano per scoprire chi ha rubato questo tesoro. Non vi dico nient'altro perché poi sarà l'autore sicuramente a raccontare dei dettagli e non tutta la storia, perché altrimenti non c'è più, diciamo così, interesse nel leggerlo. E niente, grazie di cuore davvero all'autore per aver pensato a me. D'altronde ci ho visto bene, nel senso che noi già prima che Giuseppe vincesse il premio, perché ha vinto un premio nazionale come miglior romanzo, già avevamo avuto modo di parlare di questo progetto. Poi subito dopo il premio abbiamo accelerato anche i tempi e lo stesso Giuseppe poi ha deciso di distribuirlo con me e non con le persone che erano interessate subito dopo il premio all'edizione del testo. Detto questo, io vi lascio con lui. Grazie per avermi, insomma, ascoltato fino ad adesso. Se ci sono domande, alla fine della presentazione di Giuseppe siamo pronti per ascoltare eventualmente qualche curiosità da parte vostra. Prego, Giuseppe. Ah, di nuovo un saluto a tutti, innanzitutto. Mi preme ringraziare l'editore per prima cosa, quindi il signor Gianni Petrizzo, che tutti quanti conoscete e apprezzate per le sue qualità ogni giorno guardando praticamente Gilento Channel, anche se ha tante altre doti, e sicuramente l'editoria è tra queste. Io gli voglio fare davvero i complimenti, Gianni, perché in questi giorni che abbiamo collaborato spalla a spalla, diciamo, ovviamente per l'uscita del libro, ho avuto modo di apprezzare la tua serietà, la tua disponibilità e soprattutto la tua professionalità, e questo va esteso a tutto lo staff che ti dà una mano, dalla tua compagna di vita, Raffaella, e di lavoro, a tutti gli altri tuoi colleghi. E parlo non a caso di professionalità, perché credo che ogni giorno sia un termine troppo abusato e anche un po' ormai fuorviante, perché troppo spesso viene confusa la professionalità con l'eleganza oppure con l'immagine, cioè dare un'apparenza, ecco, professionalità uguale senso di apparenza, non è assolutamente così, e quando si ha a che fare con persone come te e come voi si rispolvera veramente il significato di professionalità, perché la professionalità per me è sostanza, non è apparenza. Quello serve, tu hai il tuo stile impeccabile sicuramente, però poi sotto quella forma c'è tanta sostanza, ho avuto modo di verificarlo, ti conoscevo già, è inutile nascondere che ti conosciamo già da diversi anni, e quando mi hai fatto la proposta di editare il libro io ho subito raddrizzato le orecchie, perché come hai detto tu avevo anche delle altre proposte, però dopo un breve consulto anche in famiglia ho detto sì, secondo me Gianni è la persona giusta per questo lavoro, un lavoro che mi ha impegnato diciamo abbastanza, perché la realizzazione, la stesura del romanzo l'ho iniziata per gioco, tra l'altro nel 2016, era l'agosto del 2016, e la stesura è stata completata poi invece in primavera del 2019. Poi revisioni su revisioni, ovviamente dovute un po' alla forma, un po' leggermente anche al contenuto, e grazie a mio fratello Antonio mi sono ritrovato praticamente iscritto a un concorso meraviglioso che è il premio letterario Il Borgo Italiano, organizzato da David Spezia, che approfitto tra l'altro per salutare e per ringraziare, da tanti altri tuoi colleghi giornalisti che si dedicano tra l'altro a questa forma particolare di letteratura, cioè una letteratura dedicata ai borghi italiani, che troppo spesso secondo me sono mortificati, sono lasciati ai margini, invece sono un valore aggiunto della nostra meravigliosa Italia, e loro giustamente insistono molto sulla rivalutazione di questi borghi attraverso la letteratura, la poesia, quindi il romanzo in particolar modo. Quindi per me è stato un concorso davvero, davvero emozionante, e poi quando ad agosto scorso è arrivata la notizia della vittoria nella sezione inedito, perché all'epoca ovviamente era un romanzo inedito, non vi dico la gioia e l'emozione. Da là loro mi hanno dato quindi conferma che questa storia che ho ambientato ad Eredita, in un'epoca passata, nei primi del 1900, evidentemente potesse valere, perché racchiudeva in realtà un messaggio importante,
e spero che arrivi dritto al lettore e verificheremo poi nel proseguo se sarà così o no. Mi auguro di sì e spero davvero che questo messaggio arrivi forte. Perfetto, sei stato davvero telegrafico nel non raccontare nulla in realtà, ma diciamoci la verità, il trailer è abbastanza esaustivo, il book trailer, io poi, perdonatemi il difetto professionale, è un book trailer, non è un trailer, anche se sarà poi un trailer, magari ne faremo un film, chi lo sa, dipende poi perché poi alla fine i costi non sono assolutamente da sottovalutare considerato il periodo, quindi rientrerebbe in quella sezione di film storici, quindi riproporre il 1910 nel Cilento. Certo, non è cosa difficile perché abbiamo dei luoghi fantastici, devo dire la verità, che sono rimasti quasi intatti, quindi quasi indietro nel tempo. Però poi c'è tutto il discorso dei costumi e quant'altro. Detto questo, passiamo subito alle domande. Allora, da chi vogliamo cominciare? Da Raffaella Giaccio, la nostra direttrice? Allora, ritornando insomma a questa presentazione a Giuseppe, che ho avuto il piacere di intervistarlo diversi mesi fa, quando insomma c'era ecco, la premiazione al concorso, abbiamo parlato anche del libro, un libro che purtroppo ancora non ho avuto il piacere di leggere, ma che ho visto riassunto in un book trailer fatto molto bene e che mi dà la voglia davvero di immergermi in queste pagine scritte da Giuseppe per capire come andrà a finire questa storia. E quello che vorrei chiedere a Giuseppe è com'è stata l'esperienza, ecco, di vivere, di girare e far vivere realmente questa storia, tra virgolette, insomma, in un book trailer? Anche se ovviamente in sintesi, perché non è che avete girato tantissimo, però giusto per dare l'idea ovviamente a chi leggerà, a chi vorrà leggere il libro di quello che ha scritto Giuseppe. Certo, ma questo fa parte della bravura e dell'originalità del mio editore, di Gianni Petrizzo, perché quando sono andato a trovarlo lì nel suo studio, lui mi ha detto subito: Giuseppe, vogliamo fare una cosa, vogliamo realizzare un book trailer, perché io gli avevo dato una mezza idea con dei video, purtroppo venuti male perché non sono bravo nella realizzazione di queste scene. E lui ha detto: me la vedo io. Quando ha detto me la vedo io, già sapevo che avrebbe tirato fuori un coniglio dal cilindro, sapevo che avrebbe fatto di tutto per lasciarmi a bocca aperta, e l'ha fatto, voglio dire. Anche libri di caratura nazionale e internazionale, non tutti sono accompagnati da un thriller, quindi per me è stato un privilegio, un onore, e sicuramente ha dato un valore aggiunto al romanzo. Per quanto riguarda l'esperienza in sé, devo dire che è stata un'esperienza davvero, davvero emozionante, una cosa che non avevo mai fatto. Voglio già da subito ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano e anche gli attori, Domenico, il giovanissimo Pierluigi, Maurizio, Giuseppe, tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzare questo book trailer che davvero, adesso tutti avranno modo di vederlo, davvero racconta in pochissimo tempo, con delle scene, con una suspense, un'atmosfera, quello che è poi la storia contenuta nel romanzo, senza ovviamente svelarne particolari dettagli, è molto importante. È stato bello girare per i vicoli del piccolo paese di Eredita, dove siamo stati costretti ovviamente per forza di cose a bussare alla porta delle persone per chiedere qualche utensile, una scala, perché abbiamo, diciamo così, creato tutto sul posto. Ovviamente gli ereditesi ci hanno aperto le loro porte e ci hanno dato la loro piena disponibilità, ed è stato bello proprio collaborare come squadra e fare una cosa veramente, veramente originale. Poi ovviamente quando vedevo che Gianni studiava come realizzare una scena che io ho scritto, che io ho realizzato, che è presente nel libro, là veramente è stata un'emozione particolare, un qualcosa in più, perché
dalla mia fantasia stava prendendo forma non solo una pagina scritta, ma addirittura un cortometraggio, se così posso definirlo. Quindi mi ha davvero emozionato. E adesso lui mi ha messo la pulce nell'orecchio per realizzare, diciamo così, un qualcosa di più del book trailer. Quindi, e infatti, chissà, Giuseppe, mi hai rubato la prossima domanda, proprio se può sembrare che sia di parte, però dalle immagini che ho visto, io non sono stata sul set con voi, però ho visto il lavoro e qua davvero sono sincera, al termine insomma del montaggio non ho visto null'altro, e quando l'ho guardato sono rimasta davvero impressionata, perché mi ha dato non volevo smettere di guardare, volevo continuare, quindi ecco che cosa ti volevo chiedere. Hai pensato di girarci un corto magari su questa storia che è davvero intrigante e molto molto interessante, tra l'altro? Ah, ci ho pensato sì, sin da subito, ma ovviamente solo nella mia fantasia, perché mentre stavo lì che scrivevo, che buttavo giù le pagine del romanzo, ovviamente fantasticavo con la mente, e tutti noi, voglio dire, tutti quelli della mia generazione sono cresciuti con la televisione, quindi alla fine subito vai a fantasticare e pensi chissà, quasi ne potrebbe forse fare un film. Poi quando Gianni mi ha dato l'ok per pubblicare il libro e mi ha parlato di questo book trailer, siamo entrati ancora di più in quell'atmosfera che poi è la sua anche professione, nonché la sua passione, quindi l'ha toccato con mano proprio la possibilità effettivamente di trasformarlo in un lungometraggio. Sulle capacità di Gianni Petrizzo non c'è nulla da obiettare, da dire, perché è capacissimo di farlo. Come diceva, ci sono dei costi che scoraggiano, voglio dire, però mai dire mai, quindi chissà. Tra l'altro anche io ho avuto la tua stessa impressione. Io penso che quando mi ha inviato in anteprima il suo lavoro del book trailer, l'avrò visto penso una decina di volte nel giro di 10 minuti, che più o meno dura un minuto, quindi in 10 minuti l'ho rimesso a raffica in continuazione 10 volte, perché dicevo ma come, è finito? No, lo voglio rivedere. E allora Giuseppe, prende molto, rende l'idea. Giuseppe, allora mi hai caricato. Sì, allora rivediamolo un attimo, se ci riesco con la condivisione dello schermo, così in questo termine, diciamo, di conferenza stampa, le ultime domande, insomma, saranno sicuramente molto più intense. Vediamo un po'. Eredita, 1912. La festa patronale è ormai alle porte. Un furto scuote il piccolo borgo cilentano. Il tesoro di San Giovanni è sparito. Due amici in anonimato indagano tra nobili, contadini, gente comune per recuperare il tesoro. Scopriranno che la loro vita è in pericolo. Oltre ai ladri, nella vicenda si nascondono corrotti e assassini. L'avete visto? L'avete ascoltato? È già finito. Vi è piaciuto? Sì, ma dov'è il proseguo? Poi vedremo. Allora, volevo sapere se Veronica vuole fare una domanda. Veronica, se ci senti, insomma. Eccomi qui. Ciao Veronica. Buonasera. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie. Vuoi fare a voi. Qualche domandina? Sì, io volevo chiedere all'autore, mi sono occupata di alcune recensioni proprio recentemente di Salerno Noir, e quindi mi sono occupata di gialli e di thriller, e volevo sapere un po' se l'autore si inserisse in qualche solco particolare, se c'ha un autore
e un po', diciamo, se ha preso ispirazione da qualche, diciamo, sua opera preferita. E anche, seconda domanda, così poi non parlo più, se nella caratterizzazione dei personaggi e nella costruzione della storia ci sono dei richiami storici o è soltanto un'opera di fantasia. Comunque complimenti, perché l'idea mi piace moltissimo e vedere un thriller ambientato in Cilento è una cosa che secondo me potrebbe interessare anche chi viene in viaggio e magari completare l'esperienza attraverso la lettura e una rievocazione che ne parli. Grazie. Grazie a te Veronica, prego Giuseppe. Buonasera Veronica, grazie per la domanda. Io sono un amante del compianto Camilleri, per me Montalbano è fonte di ispirazione. Ho visto per lo più tutte le puntate, ho letto poco perché si fa un po' di fatica in quanto è scritto in lingua originale, scritto in dialetto siciliano, ma che comunque attraverso le riproduzioni in televisione abbiamo, almeno noi amanti di Montalbano, abbiamo avuto modo di comprendere, e quindi conosciamo anche i termini più particolari e caratteristici. Detto questo, però, a parte l'ispirazione a Camilleri e al suo Montalbano, non ho avuto altri, diciamo, esempi a cui ho voluto ispirarmi, perché avevo paura in quanto essendo un novello scrittore, essendo un neofita in questa disciplina, avevo paura di, tra virgolette, contaminarmi in senso positivo, cioè avrei rischiato così di rubare magari sia il modo di scrivere sia magari qualche intuizione, qualche idea vincente a qualche scrittore ovviamente navigato, e per non rischiare quindi di incorrere in questo errore ho preferito fare tutto da me, tutto di testa mia, quindi poca ispirazione da scrittori più importanti o da altre fonti. Per quanto riguarda invece la caratterizzazione dei personaggi, no, non sono tutti di pura fantasia. Questo è un romanzo che ho scritto fondendo realtà storiche alla mia fantasia, e ci ho messa tanta, questo è il vero, ma molti dei personaggi sono personaggi che hanno realmente sono realmente esistiti, e di cui molti ancora ne ricordano il passaggio e le gesta. Ne cito solo qualcuno. Molti cilentani si ricorderanno sicuramente che in quell'epoca, quindi a cavallo tra l'800 e il 900, la zona dell'Alto Cilento era, tra virgolette, infestata, perché non erano figure molto piacevoli, ma dai famosi micirianti, si chiamavano in dialetto, ossia in italiano erano degli assassini a commissione. E nel libro giustamente si fa menzione. Non ho capito il termine, perché poi io non sono cilentana, me lo puoi ripetere? Lo vorrei scrivere bene, perché è una cosa bella da raccontare questa. Sì, noi li chiamiamo i micidianti, con la D, micidianti, ossia chi commette omicidio, ed erano degli assassini praticamente a pagamento, cioè si facevano pagare per andare a rimediare con l'amo, con pistola, insomma, torti che qualcuno aveva subito, e ricorreva a queste figure per porre rimedio, per cercare vendetta. E queste sono figure storiche realmente, realmente esistite, e così come tutta, diciamo, la vicenda è ambientata in un'eredità della quale ho cercato di ricostruire i connotati politici, sociali dell'epoca, e quindi la stessa poi si muove in un contesto più grande, che è il contesto vissuto, proprio la storia d'Italia del periodo, dalla guerra italo-turca, l'imminente grande guerra che ci sarebbe stata, parlando anche del suffragio universale. Ho cercato di immergere la vicenda di fantasia in un contesto storico realmente esistito, e dove si sono mossi personaggi realmente esistiti. Quindi questo sì, questo l'ho fatto. Spero di esserci riuscito e di non deludere poi il lettore più esperto in tema storico. Grazie, grazie mille. Nicoletta, dai, una domanda a Giuseppe. Prego.
Allora, Giuseppe, cosa ti aspetti da questo romanzo e soprattutto hai già pensato oppure hai intenzione di scriverne altri? Ciao Nicoletta, grazie. Cosa mi aspetto? Mi aspetto che anche io con questo romanzo possa dare il mio, cioè, un piccolo contributo a far conoscere, a far apprezzare l'immagine del Cilento in giro per l'Italia o comunque fuori dai confini cilentani. Si parla tanto di Cilento negli ultimi anni, di questo ovviamente siamo tutti contenti, si stanno misurando, rispolverando non solo le nostre bellezze paesaggistiche, ma anche le nostre valenze enogastronomiche. Con questo libro spero che possiamo dare un minimo anche noi, io e Gianni come editore, alla faccia invece all'aspetto culturale del nostro Cilento, perché alla fine va bene tutto, ma non dobbiamo ovviamente dimenticare delle nostre valenze storiche, culturali ed artistiche, perché il Cilento è soprattutto questo, è soprattutto un contenitore di storia, di arte e di cultura, oltre che di paesaggi mozzafiato ed eccellenze enogastronomiche. Quindi speriamo di poter inserirci anche noi e dare anche noi il nostro piccolo contributo. E per quanto riguarda scriverne altri, vi dico di sì, perché ormai mi sono fatto prendere la mano, la cosa mi ha appassionato, mi diverte, e mi soddisfa, e quindi sicuramente sì, ce n'è uno in realizzazione. E penso che Gianni sia d'accordo nello svelare che sulla copertina del libro, in un angolino nello spessore, diciamo, del libro, è stata stampata infatti una lettera, e c'è un motivo ben preciso legato poi alla continuità del lavoro che speriamo di fare insieme. Quindi assolutamente sì, assolutamente d'accordo. Scusami Nicoletta, dicevi? No, lo stavo ringraziando. Ah, ok, grazie a te per aver partecipato. Allora, dicevo, sul dorso del libro c'è un codice, c'è una lettera C che corrisponde, diciamo, all'iniziale di un codice che man mano nel tempo sarà svelato. Quindi in base ai testi e ai libri che editeremo insieme con Giuseppe, insomma, si svelerà quest'altra bella sorpresa, diciamo così, così come allo stesso tempo è il testo di Giuseppe, molto sorprendente. Ci tenevo a farvi vedere, nel frattempo che si collegano ancora gli altri, il sito internet gpeeditore.it, che in realtà distribuisce il testo. Eccolo qui, come vedete, una home page molto semplice. Ecco, vedete, uscita in libreria il 10 dicembre, Giuseppe Abate, L'eredità violata. E poi sulla parte destra c'è la possibilità di acquistare il libro, quindi checkout. Andate su checkout e poi ancora acquista L'eredità violata, 10 euro più spedizione, cliccate e vi porta all'acquisto sul eBay. Come vedete, molto esaustivo il testo, è lo stesso sito navigabile con il book trailer che si può vedere allo stesso tempo che abbiamo visto prima. E poi ci tenevo a fare un excursus, visto che ci troviamo, di quello che è il sito, ovvero, vabbè, classico Chi siamo, dove io in breve mi racconto, come vedete. E poi i libri che la GPE Editore ha editato dal 2018, quindi partendo dalla coda, eccolo qui, il primo testo, come vi dicevo, Una regina nel castello di Agropoli di Giuseppe Palma Alagia, a seguire poi Album di famiglia di Mario Petrizzo, che è mio papà e ci tengo a salutarlo, ancora ho editato un libro di mio padre. Il terzo testo che ho editato si chiama Ricordi di un professore, sempre di mio padre, ed è l'autobiografia di mio papà che ha insegnato per tanto tempo. E poi
l'autobiografia, insomma, della sua vita e della sua famiglia, come un nugolo di farfalle, sempre di mio padre. Ancora mio padre, voglia di scrivere. E poi è arrivato Luca Di Bartolomeo, un giovane sempre cilentano di Capaccio Pestum che ha debuttato con le sue poesie, titolo molto accattivante, Poesie dell'immaturità, questo nel 2018. E poi di nuovo papà con Oltre ogni frontiera, un libro che racconta San Paolo e con la possibilità che possa essere passato in Cilento. E poi eccolo qui, Giuseppe, il nostro autore attuale, che eccolo qui con il suo testo L'eredità violata, in uscita proprio oggi. E come vi dicevo, disponibile ad Agropoli presso Largo Libro e poi su piattaforma eBay, Amazon e sul sito, soprattutto sul sito gpeeditore.it. Quindi ci tengo particolarmente che voi, insomma, divulghiate sempre più questa assoluta novità anche da parte mia di voler far conoscere anche quest'altra attività, che comunque non lo è, perché principalmente mi occupo, dicevo, di cinema e di televisione, però con Giuseppe, ecco, mi sto appassionando ancora di più. La parola a Ivana Fucciolo. Stavo vedendo se il libro era disponibile in modalità ebook. E allora qual è il risultato? Non lo so, lo stavo facendo proprio adesso in questo momento. Allora, ecco, mi potrebbe rispondere Giuseppe, o tu magari. Giuseppe, vai. Sì, Gianni ha pensato anche a questa versione, alla versione elettronica, perché è un editore impeccabile, quindi ecco, la prova del 9 involontariamente è stata offerta da Ivana, quindi sì, è disponibile sulla piattaforma Kindle di Amazon come versione ebook scaricabile, assolutamente sì. Ecco, perché io in tal caso stasera, anzi appena concludiamo qui, io lo vado a comprare subito. No, no, ma no, Ivana, perdonami, ma perché non sei appassionata, diciamo, alle tradizioni, toccare con mano la carta? No? No, amo la comodità di portarmi tutto dietro e l'iPad me lo permette. Ho tutti i libri in memoria. O forse... Il cartaceo, io amo scrivere, mettere tutto nero su bianco, non mi piace utilizzare molto il computer da questo punto di vista, però per quanto riguarda la lettura amo la praticità. O forse è la fretta di leggere questo libro che anche ti ha incuriosito. Anche. Comunque, l'invito è rivolto anche nelle zone di Centola Palinuro, più particolarmente San Severino, che sono zone ulteriormente favolose e ricche di storie, quindi sappi che, ecco, GPE Editore è attento ai giovani e alle storie cilentane, quindi per qualsiasi cosa, insomma, siamo qui. Vuoi fare un'altra domanda, oltre a sapere se è disponibile su ebook? Ho tantissime domande. Tipo, è il tuo primo libro? Sì, è il mio primo romanzo, è il romanzo di esordio. E spero onestamente, come dicevamo prima con Gianni, di farne seguire degli altri. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà, anche perché non sono certamente uno scrittore di professione, però la voglia c'è, e quella sicuramente è la prima arma per fare un qualcosa di buono, quindi speriamo di continuare e speriamo che anche gli altri libri abbiano la fortuna di trovare Gianni pronto e disponibile come editore, e la stessa fortuna che ha avuto questo primo romanzo. Come sei arrivato a scrivere questo libro, allora, se non è, come hai detto tu, il tuo mestiere?
Sì, infatti nella vita io mi occupo di nutrizione, sono un biologo nutrizionista, quindi faccio tutt'altro, però ho avuto sempre la passione per la storia e per la storia del mio paese in particolare, che è eredita, e della sua secolare tradizione, che è questa festa in onore del patrono di San Giovanni Battista. Siccome ho avuto modo di contribuire per diverse edizioni al rinnovarsi del rito, come organizzatore, quindi nel comitato festeggiamenti, ho avuto anche modo di conoscere diverse storie, aneddoti, tanto sul paese quanto sulla tradizione in sé. Ho pensato quindi che di poter inventare, ecco, una storia quanto più avvincente possibile, che avesse sullo sfondo, se non addirittura come oggetto principale, questa sentita tradizione. E niente, mi è partita la mano per scherzo, così ci ho provato a mettere su qualche riga una sera d'agosto, di ormai 4 anni fa, e pagina dopo pagina mi sono sempre più, diciamo, fatto prendere dall'entusiasmo, e alla fine sono riuscito a completare il romanzo. L'ho riletto, dico la verità, mi ha meravigliato anche me, innanzitutto che riuscissi a finirlo, poi di aver organizzato comunque una trama abbastanza, diciamo, avvincente, quindi è nato per gioco, ma è finita in modo serio. Bene, quindi c'è comunque una base ispirata comunque dal fatto che vivi lì, giusto? Quindi hai avuto le tue esperienze nell'organizzazione, quindi c'è una base comunque. Sì, c'è una base, c'è anche un coinvolgimento emotivo molto forte, perché come capita non solo ad Eredita, ma penso in buona parte dei borghi cilentani, che poi alla fine sono piccoli paesi o paesotti, c'è sempre questo legame con il Santo Patrono, che viene un po' ovunque qui nel Cilento, visto, penso, come riferimento, come simbolo attorno al quale si unisce una comunità. Da piccolo queste scene le ho potute vedere, ho potuto toccare con mano, diciamo, che cosa succede veramente nel giorno della festa. Forse anni fa era più sentita, più partecipata, il mondo poi pian piano è cambiato, però io mi ricordo che quando ero piccolo c'era proprio questo riunirsi della comunità, cioè chi stava fuori tornava proprio in occasione per la festa, per riabbracciare il santo e quindi riabbracciare parenti, amici, rimettere i piedi nel proprio borgo natale dopo magari un anno di permanenza, chi all'estero, chi lontano, comunque. Quindi queste scene, questa emozione di questa festa è rimasta sicuramente nel cuore, ed è stato quello il motore poi che mi ha spinto a provare a darle un po' più di risalto attraverso questo romanzo. Quindi sicuramente sì, la base sicuramente c'è, anche strettamente personale. Grazie Giuseppe. Grazie. Allora, la parola a Antonietta Fucciolo. Allora, innanzitutto complimenti. Io non sono amante di thriller, però questo libro lo leggerò sicuramente. Io volevo chiederti, Giuseppe, c'è un consiglio che vuoi dare ai lettori? Sì, innanzitutto grazie per essere intervenuta, sono io che ringrazio te. Allora, noi con Gianni l'abbiamo definito thriller perché è il genere che più si avvicina al romanzo, anche se forse Gianni è d'accordo con me nel dire che è un misto, è un po' di tutto. Quindi è un thriller che può piacere anche a chi non è amante del genere thriller. Un consiglio che do ai lettori, sì, c'è, perché, diciamo, volendoli distinguere in due gruppi, possiamo distinguere il lettore che è di Eredita, che comunque conosce questo piccolo borgo e la sua tradizionale festa, da chi invece assolutamente non lo conosce. A quest'ultimi sicuramente posso dire di leggere il libro, perché magari scopriranno un aspetto del Cilento che magari non avevano mai conosciuto, mai visto, con il quale non erano mai venuti in contatto. Chi invece è di Eredita e conosce la festa, anche se non è originario di questo piccolo borgo, sicuramente posso con piacere invitarli a leggere il libro, perché molti dei personaggi che animano lo sfondo della vicenda sono personaggi
o realmente esistiti, o che comunque si ispirano a persone realmente esistite che hanno fatto la storia di questo piccolo paese, e quindi nei quali sicuramente i lettori possono ritrovare amici, parenti, vicini o lontani, tuttora in vita, che ovviamente non ci sono più perché la vicenda è ambientata comunque in un'epoca abbastanza remota. Quindi credo che ci sia interesse da parte di tutti nel poter nel leggere il libro, sia in chi conosce questa tradizione, il suo borgo, sia in chi invece non ha mai sentito nominare Eredita, che ci sta tutto perché è un piccolissimo paese alle porte del Cilento, quindi ci può stare. Penso possa piacere a tutti e due, sì. Sono convinta. Ecco. Il trailer sembra interessante. Infatti voglio... Grazie a te Antonietta, voglio intervenire in merito ai personaggi che devo dire sotto lo sguardo di un bambino, insomma, e delle vicende del 1910 vengono raccontate davvero con tanta delicatezza. Mi ha colpito molto l'amicizia di questo bambino con un uomo più grande che arriva, come dicevo, all'inizio della conferenza stampa da lontano. Lui è originario di Eredita, deve ritornare nel suo paese. E in questo frangente, in questo inizio, diciamo, di romanzo, viene descritta tutta la realtà dell'epoca con dovizia di particolari. Quindi, anche per chi non conosce la nostra storia, viene rispolverata in un certo senso e c'è tanta nostalgia, ve lo posso assicurare. Magari forse, in me che ho un'età abbastanza avanzata, forse nei giovani non credo, però penso che si appassioneranno per un mondo che non conoscono. E nello stesso tempo la cosa diciamo molto interessante è l'investigazione. Ecco, queste due persone che si mettono ad investigare senza gli strumenti di oggi, quindi l'elettronica, no? Noi siamo abituati alle serie televisive, ai RIS. Insomma, e quindi di conseguenza tutti i dettagli tecnici sono facili da recuperare. Invece nel 1910 non avevano tutto questo, ma avevano l'intelligenza. Quindi ci sono molte riflessioni che fanno i due protagonisti del romanzo, ripeto, un ragazzino e un uomo, come avete visto anche nel book trailer, che ti lasciano davvero interdetto, ecco, è sorprendente come ragionano sulle cose. E poi la grande, grande chicca che mi ha colpito proprio nel cuore, devo dire la verità, caro Giuseppe, è la scelta, diciamo, della custodia del tesoro del santo, ovvero negli anni addietro, quando terminava la festa di un santo patrono. Loro, e quindi noi del Cilento ne siamo al corrente di questo, veniva consegnato a qualcuno che lo dovesse poi custodire fino al prossimo anno. E nella storia di Giuseppe, in realtà, funziona in questo modo. L'anno precedente all'evento, appunto, e al racconto, il tesoro del santo veniva custodito in una sacca. E terminata la festa, venivano chiamati quattro capofamiglia di Eredita e ai quali si davano queste quattro sacche, ma i quattro capifamiglia non sapevano in quale delle quattro sacche fosse custodito poi l'oro. Ogni sacca poi pesava allo stesso modo, quindi i quattro capofamiglia tornavano a casa non sapendo di avere oppure no l'oro. Lo avrebbero poi scoperto dopo. Quindi c'è tutto un meccanismo molto, diciamo, accattivante che davvero ti spinge a sapere e a conoscere anche il modus dell'epoca, insomma, come si viveva, come si ragionava. Quindi merita davvero di essere letto, nonostante le sue 250 pagine, e non è poco per un giovane autore arrivare a scrivere nel suo debutto, ecco, un testo così, così ampio, ecco, sì, possiamo dirlo, così lungo. In realtà è così, perché la media più o meno è sulle 100-150 pagine quando
un autore si approccia ai primi scritti. Invece Giuseppe è andato dritto nel segno già al suo primo lavoro e rinnovo appunto i complimenti a lui. Scusate se mi sono dilungato, ma era doveroso raccontarvi. Se mi permetti, vorrei dire una cosa collegandomi a quello che hai appena detto, magari ricollegandomi anche alla domanda della tua collega, alla prima domanda, la collega di Salerno, perché questo sistema di custodia del loro ex voto, del loro votivo, nel dettaglio ovviamente è frutto della mia fantasia, ma nella sua, diciamo, nel suo contenuto in realtà è proprio quello che succedeva e succedeva fino a qualche anno fa, cioè un capofamiglia del paese che si incaricava della custodia dell'oro con tutta la responsabilità che doveva portare poi sulle spalle, perché oltre al valore economico era il simbolo del paese, quindi nel caso appunto venisse trafugato, danneggiato, certo era una bella responsabilità. E anche se il sistema di custodia non è stato nella realtà proprio quello che ho descritto nel libro, in realtà ci sta tutto anche nella verità, nel quotidiano, di quello che era il quotidiano, perché effettivamente nessuno, se non pochissimi, sapeva chi era veramente il capofamiglia e la famiglia interessata e incaricata della custodia, ma lo si veniva a sapere l'anno dopo. Pensa che in tutti gli anni che quell'oro è stato custodito in una casa privata del paese, adesso non lo è più per questioni ovviamente pratiche, io di questa custodia, che tra l'altro sono stato, come vi ho detto, anche un membro del comitato organizzatore, sono venuto a saperlo solo qualche anno fa. Quindi alla fine il sistema strategico di custodia dell'oro, anche se non è quello descritto nel dettaglio, non è quello descritto, c'era veramente. Questo a dimostrazione non solo, vabbè, del riallacciamento che ho fatto, dell'allacciamento al fatto storico realmente esistito, ma a dimostrazione che là poi c'è la dimostrazione di comunità, del fidarsi, dello stare insieme, del prendersi una responsabilità sapendo che nessun altro componente di quella comunità avrebbe leso un oggetto così importante. Quindi ha fatto bene a sottolinearlo, perché è proprio in quel meccanismo che c'è forse l'unione che sta alle basi delle comunità solide. Benissimo, allora ragazzi, grazie per aver partecipato, ringrazio ancora Giuseppe Abate per aver presentato insomma il suo primo lavoro, il suo primo romanzo, soprattutto di averlo fatto con me, con la GPE editore. E vi ricordo che il testo ha soltanto un costo di 10 euro e quindi pure per i tempi che corrono, insomma per questa crisi che sta attanagliando un po' tutti, ci siamo limitati davvero a fare un prezzo vantaggioso. Per chi però volesse poi acquistarlo attraverso, quindi online, ci sono 4 euro per la spedizione. Penso di essere stato, insomma, di aver contenuto un poco la spesa e quindi vi invito a leggerlo, magari anche attraverso l'ebook, come diceva Ivana, quindi potete trovarlo anche su Amazon Kindle. E vi ringrazio ancora una volta per averci seguito. E andate sul sito www.gpeeditore.it. Grazie e buona serata a tutti.